Tony Mira, come si può rinascere dalla mafia? Si può nascere intanto essendo convinti che è possibile farlo. E si può fare guardando alla storia che c'è stata, partendo da due momenti sicuramente duri, drammatici, che non si possono certo definire positivi, come le due stragi di Capaci e Via D'Amelio, ma sono due momenti in cui non solo la Sicilia, ma l'Italia ha capito che era necessario cambiare, invertire la rotta, reagire. Tanto è stato fatto in questi 30 anni ed è importante riconoscerlo, perché sennò quelle morti sarebbero state inutili, le morti di Paolo Borsellino, di Giovanni Falcone, di Francesco Morvillo, degli stupendi ragazzi che li accompagnavano e li proteggevano fino all'ultimo secondo. Non riconoscere che molto di quello che loro sognavano è stato realizzato, che tanti giovani, tante donne in Sicilia come in altre regioni hanno reagito e hanno messo in campo la voglia di cambiare, la voglia di creare una storia diversa. Ecco, se non facciamo questo è come uccidere una seconda volta. Don Alessandro, lei ha detto che qualcosa è cambiato, che le stragi non sono state inutili. Segnano un prima e un dopo, a mio modesto avviso, perché il dopo stragi, ahimè si chiamano così, ma il dopo Falcone con la sua scorta e con la sposa Francesca Morvillo, e Borsellino con la sua scorta, il dopo di loro ha segnato una riscossa civile che è in corso, non è compiuta. Ecco, la speranza è che si possa compiere questa consapevolezza civile, sociale, che non può esistere una quota mafia o una mafia sostenibile. La mafia, l'abbiamo detto tante volte, si è detto tante volte, è un'organizzazione criminale, e con un linguaggio più ecclesiale è contraria al Vangelo, è un Vangelo capovolto. La Chiesa si è stretta attorno alla cooperativa Livatino, che ha subito degli atti incendiari. Un gesto di vicinanza, di solidarietà. Non dobbiamo mai dimenticare che attorno chi combatte la mafia, chi si oppone alla mafia anche con una resistenza pacifica, non va mai lasciato solo, perché l'isolamento sappiamo quello che ha provocato nel passato, sia nei servitori dello Stato, sia tra la polizia, tra i carabinieri. Nel momento in cui si rimane isolati si è facili vittime. È così per le intimidazioni che possono avere le cooperative sociali, che possono avere coloro che hanno avuto assegnati i beni confiscati perché se ne faccia un uso sociale, vengono restituiti alla società. Quindi di fronte agli atti di intimidazione bisogna essere vicini, mai lasciare solo nessuno. Subito dopo si è mobilitata sia la Chiesa ma anche la società civile a darci dei messaggi di solidarietà, di vicinanza e incoraggiarci nel proseguire con il nostro impegno e il nostro lavoro. Sicuramente non è semplice, è difficile e ogni anno che succede qualcosa del genere si fa sempre più difficile. Però ancora abbiamo gli strumenti per continuare a lavorare e al momento posso dire continueremo a fare quello che abbiamo fatto sempre.